Amici miei, benvenuti in questa sfida ad alta velocità. Anzi, ad altissima velocità. Oggi siamo qui insieme a Rammy su questo circuito della motocross perché è partita ufficialmente la 199 Challenge. Ma che cos'è questa 199 Challenge? Ebbene, aspettate un attimo, sedetevi sul divano, allacciate i caschi e andiamo a scoprirlo insieme. Siamo qui con tantissimi ospiti, tra cui Edoardo Iannone. Dicono che nel suo serbatoio non ci sia benzina, ma olio di semi di girasole. Abbiamo qui con noi Andrea Pirillo. E poi dicono che donne e motori non vanno tanto d'accordo, ma qui abbiamo un altro paio di stivali. E che stivali? Abbiamo qui con noi Imorta. E Stormy, non fare il furbetto, guarda che non te la svigni mica, partecipi alla sfida anche tu. Assolutamente sì. Dai, andiamo. Dai, forza, dai, forza. Adesso ti presento. Lui è Stormy. Benissimo carissimi, buongiorno a tutti, siamo qui su questo tavolo unboxing. Tra l'altro Imorta, non vorrei peccare di superbia, ma qui il presentatore sarei io, se mi concede posso parlare. Ma sì, proprio perché te lo concedo. Grazie mille. Grazie. Prego, prego. E nulla, amici miei, allora iniziamo con la cosa più figa che vedrete oggi, più delle whippate anche di Tony Caroli. Allora, oggi qui abbiamo il nuovissimo Realme 8 5G e volete sapere una cosa figa? È il primo smartphone in Europa ad avere il processore Dimensity 705G. Ammazza! Non so cosa voglia dire, ma penso che sia. E guardate qua! Esatto, e questa è solo una delle tante caratteristiche fantastiche di questo smartphone. Pensate che il suo design è ultra sottile, 8,5 mm. Bene, quindi vengo a voi con un'altra fantastica feature di questo telefono. Pensate che il display a 90 Hz, vi posso assicurare che se mi vedete in moto da questo smartphone vi sembrerà di essere in sella. 90 come gli Hz di questo smartphone. Che figata! Tutto perfetto, se non che vi siete dimenticati di dire una cosa fondamentale. Realme 8 5G ha una batteria da 5000 mAh, per cui direi che posso utilizzarlo tutto il giorno senza alcun tipo di problema. E tra l'altro, guarda cosa ti faccio vedere. 5000! Esattamente. Come dicevi Stormy, Realme 8 5G è più figo delle mie whippate? Beh sì dai, beh, è molto figo, avevi ragione comunque. Poi anche la fotocamera da 48 megapixel fa delle foto di notte fantastiche, quindi anche qualche whippata notturna ci starebbe alla grande. Ciao ragazzi, grazie, a dopo! Quindi grazie Tony per essere qui, è davvero un'emozione. Tony Caroli, ragazzi, come sapete, è uno dei piloti di motocross più titolati al mondo, che con 9 titoli mondiali si pone al secondo posto per titoli mondiali vinti. È davvero qualcosa di incredibile. Quindi grazie Tony, resta in collegamento con noi perché dopo ci servirà il tuo supporto. Comunque, ritornando a noi ragazzi, come sapete Realme 8 5G è uno smartphone indubbiamente velocissimo e proprio per questa ragione, cari piloti, metto le virgolette. Dai, perché sentiamo. No, mettiamo le virgolette perché c'è stato Tony prima. Vabbè, giusto così. Vabbè, la dovete accollare. Giusto così. Va bene. Vi sfideremo in velocità. Ok? Ah. Qui però a questo punto c'è Imorta che vi presenterà le regole di questa sfida. Ah. Saranno due challenge diverse. In 199 secondi Andrea ed Edoardo dovranno provare a fare quanti più salti possibili in pista, mentre io e te Stormy dovremo cercare di scaricare in 199 secondi quante più app e film possibili. Perché 199 secondi? Perché? Raga, tranquilli, concentratevi sulla gara, ve lo dirò dopo perché è proprio 199 secondi. Vabbè. Forza! 199 challenge! È tutto pronto qui al circuito Realme per la 199 challenge. Andrea Pirillo e Edoardo Iannone stanno già sgasando. Imorta sventola la bandiera e sono partiti! La 199 challenge è ufficialmente iniziata. Stormy e Imorta non perdono tempo e fanno partire il download su Realme 8 5G. Ragazzi, incredibile, che velocità! Ma Pirillo si impossessa della scena e si lancia e salto spettacolare! È una sfida all'ultimo secondo, Realme 8 5G non ha paura! La percentuale di download è sempre più veloce, Pirillo! Mamma mia ragazzi, che spettacolo! La sfida entra nel vivo, è un vero testa a testa, impossibile per adesso prevedere chi vincerà! Una sfida ad alta velocità, come non se ne sono mai viste prima!
ma Iannone non si arrende e ritorna alla rampa per regalarci un altro salto mozzafiato. I nostri due biker sono instancabili, ma mai quanto Realme 8 5G, che nel frattempo non ha mai rallentato. Siamo agli sgoccioli, ormai manca pochissimo, solo 9 secondi. Countdown finale e è finita! Mamma mia ragazzi, sono cotto, Andre, cioè mi andavi via così veloce. Ma la domanda è, noi eravamo in pista, ci divertivamo, ma loro due, cioè voi due, no? C'eravate? Noi no? Abbiamo fatto sul serio, assolutamente, insomma. Faticato. Più o meno. Un po'. Vabbè, dai. Lanciamola lì. Chi ha ma vinto? Loro? Dai, dite. Ma chi ha vinto? Dite. Stormy, glielo dici tu o glielo dico io? Allora, signori, abbassiamo i toni innanzitutto. Allora, non voglio togliere nulla a voi, ma abbiamo un professionista in collegamento, Tony Cairoli, che è lui che ci dirà. Ah, per quello che ha detto abbassiamo i toni. La teniamo? Bene, Tony, per favore, dacci un chiarimento, per favore. Eccomi, Stormy. Ho seguito tutta la challenge, però questa volta, cari motociclisti, non avete vinto voi, io qualche mondiale l'ho vinto, me ne intendo un po', però diciamo la velocità di Realme 8 5G in 199 secondi ha scaricato tantissimo di quella roba che è stata veramente una figata. Ciao ragazzi, grazie, no. A dopo! E carissimi, finalmente vi posso svelare il motivo della 199 secondi challenge. Ecco, finalmente. 199. Perché Andre si chiama 100? Perché non 200? Non lo so. Ti facevo più sveglio. Di ma no, non puoi prendere la supersonica. Ti facevo più sveglio. Vabbè, 199 è il prezzo di Realme 8 5G. Ma allora, Stormy, ho una domanda, scusa, eh. Se 199 è il prezzo di Realme 8 5G, perché io tutto il giorno ho girato con 179 sulla schiena? Perché 179 euro è il prezzo in promozione di Realme 8 5G se lo acquisti il 18, 19 e 20 maggio. Ah, wow! Era facile, sì, era facile. Potevi aiutarmi tu in questa situazione. Io? Cosa ne so io, ragazzi? con una promozione così? Tra l'altro, a questo punto, visto che siamo qui a parlare di colpi di scena, ascoltatemi. Realme 8 5G è in buona compagnia. Realme 8 infinitamente slim, con display Super AMOLED da 6,4 pollici, mega batteria da 5000 mAh, disponibile in promo al piccolo prezzo di 179 euro la versione da 4 GB di RAM e 64 GB di memoria, e a 229 euro la versione da 6 GB di RAM e 128 GB di memoria. Stessa cosa per Realme 8 5G, la versione da 4 GB è disponibile a 179 euro sempre in promo e la versione da 6 GB di RAM a 229 euro. E poi, beh, non potevano di certo mancare, io tra l'altro le ho già, le spettacolari Realme Buds Q2 a soli 29,99€. Anche queste in promo a soli 24,99€. Bene ragazzi, cioè io non so cosa dire, sono stanco morto e non posso che accettare questa sconfitta, per cui complimenti a Realme 8 5G perché... ci ha dato le basi, raga. Già. Edo, ragazzi, ci penso io. Rilancio con una bella sfida a Mad Skill Motocross 2. Dai. Perché io sono stanco, Edo, tu penso pure. E quindi Realme 8 5G, secondo me, c'è ancora della batteria. Esatto, no che non è stanco Realme 8 5G, perché ha un risparmio energetico Smart 5G e consuma il 30% in meno rispetto ai processori 4G della stessa fascia di prezzo. Ok ragazzi, quindi siete tutti pronti? Pronto! Dai. Tony, tu sei pronto? Sì, sì ragazzi, ci sono. Dai, allora ragazzi, allora iniziamo, vi arriviamo anche qui. Dai! Senti Edo, cos'è che dicevi tu a proposito del display da 90 Hz prima, poc'anzi? Non te lo ricordi? Certo che me lo ricordo. Dicevi esattamente che è come stare dentro lo schermo. E devo dire che c'è una cosa sulla quale penso siamo tutti d'accordo, super fluido ed effettivamente super veloce. Assolutamente. Dai ragazzi, giocate! Brava, è morta, sì, continuiamo a giocare. Raga, ma avete notato che stiamo giocando da un bel po' e il telefono neanche si è scaldato? Ti facevo più sveglio, signor Andrea, cosa ti ho detto prima? È il primo smartphone in Europa con il processore Dimensity 705G, altro che riscaldarsi, qui siamo al top del top. Tranquillo Stormy, lo sappiamo. Ma io invece, ragazzi, so una cosa che voi non sapete. Cosa ancora? Vi siete mai chiesti qual è la cosa più veloce che riuscite a fare in 199 secondi? No, almeno finora no. Perché? Perché lo chiederemo a tutti e grazie alla Talent Competition di Realme 8 5G potrete ricevere un Realme 8 5G, una Nintendo Switch e Mario Kart 8 Deluxe.
E come funziona? Guarda, è super semplice, vi basterà seguire la pagina di Realme su Instagram o Facebook e commentare il post dedicato scrivendo appunto qual è la cosa più veloce che siete riusciti a fare in 199 secondi. Ovviamente grande spazio alla creatività, Andrea, se ne hai. Può partecipare chiunque? Beh sì, chiunque tranne te. E con terribile rammarico, amici miei, al posto mio provate voi a ricevere un Realme 8 5G, una Nintendo Switch e Mario Kart 8 Deluxe, giusto, è morto. Esatto, mi raccomando, commentate con la cosa più veloce che siete riusciti a fare in 199 secondi. Ciao! Ciao ciao! Ciao! Ciao ragazzi, ci vediamo alla prossima!